i dipendenti che sono il problema. Buonasera a tutti. Segretario, procediamo con l'appello. Gugliotti, Cassano, D'Ambrosio, De Bellis, Di Pippa, assente, Giannico, Notar Francesco, Ferrone, Rochira, Raffaele, Rochira Walter, assente, Sacchetto, Scarciapalma, Spierto Pietro, Tanzarella Roberto, Terrusi Maria, Tria Tommaso, Tucci Simonetta. 14. 14 presenti e 3 assenti, come si evince dal monitor. Cassano, Di Pippa e Rochira. Possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno. Comunicazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari. Comunicazione ai sensi dell'articolo 29,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Prego, Sindaco. Sì, grazie. Delibera di Consiglio numero 30 del 28-8-2020, comunicazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari, comunicazioni ai sensi dell'articolo 29,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Numero 31 del 28-8-2020, ratifica delibera di Giunta Comunale numero 80 del 23-6-2020, variazioni al bilancio 2020-2022. Numero 32 del 28-8-2020, ratifica delibera giunta comunale numero 90 del 37-2020, variazione al bilancio 2020-2022. Numero 33 del 28-8-2020, ripiano del disavanzo tecnico derivante da applicazione del metodo ordinario al fondo crediti di dubbia esigibilità. Grazie. Sì, se non ci sono osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Possiamo passare al punto numero 2 all'ordine del giorno. Tassa su rifiuti tari, esercizio facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, numero 18, e approvazione delle tariffe per l'anno 2020. Approvazione agevolazioni tariffarie in favore delle utenze non domestiche previste dalla delibera 158 del 2020, del 5 maggio 2020 dell'ARERA. Prego, Sindaco. Sì, grazie. Secondo quanto consentito dalla norma, il Comune sostanzialmente sta riconfermando per l'anno 2020 le tariffe già determinate nel 2019, dando atto che entro il 31 dicembre si procederà all'approvazione del piano economico-finanziario 2020, spalmando le differenze sui 3 esercizi successivi. Sono state previste le riduzioni Covid, così come individuate dall'ARERA. Riferimento che si faceva prima. Per quanto riguarda invece le agevolazioni e le riduzioni, c'è uno schemino che ovviamente pubblicizzeremo, che serve per meglio comprendere in maniera proprio anche intuitiva cosa abbiamo previsto. Quindi sostanzialmente sono state confermate le tariffe 2019, sono state anche confermate le agevolazioni 2019, quindi riduzione del 25% delle attività chiuse per Covid sottoposte a sospensione al 4 maggio 2020, riduzione tariffe per Covid in base ai giorni di chiusura per attività chiuse fino al 4-5-2020, riduzione del 25% per attività che hanno chiuso volontariamente durante il Covid. Differimento delle scadenze dopo settembre 2020. Esenzione delle superfici dei locali dove si formano rifiuti speciali. Riduzione tassa per zone non servite. Esonero delle aree sportive interne. Riduzione di un terzo della tariffa per residenti all'estero. Riduzioni di un terzo per nuclei familiari composti da 5 o più componenti. Riduzione del 30% per abitazioni rurali che facciano compostaggio.
riduzione al 50% delle superfici dei locali e delle attività che producano residui che vengono riutilizzati. Riduzione del 50% per nuclei familiari con ISEE pari o non sei convinto? Queste sono tutte le agevolazioni, noi stiamo facendo un unico schema, sono collegate le due cose, lo sto dicendo adesso, così vale per prima e dopo. Poi, riduzione numero componenti nuclei familiari residenti per coloro che dimorino fuori dal territorio comunale per oltre 6 mesi l'anno. Riduzione del 50% per attività commerciali insistenti nel centro storico. Esenzioni per i primi 5 anni per nuove attività insediate nel centro storico. Dopo dobbiamo parlare di un ulteriore, perché queste sono quelle oggi previste, su un'ulteriore esenzione ne parliamo al punto dopo perché ne avevamo parlato mesi fa, la dobbiamo riprendere e deve essere operativa dal 2021, da gennaio 2021. Ha terminato, Sindaco? Sì, prego. Grazie, ci sono interventi? Prego, consigliere. Volevo capire meglio. Io qui vedo il parere, diciamo lo schema che ci fa l'ARERA, sul quale io sono chiaramente positivo, avevamo già proposto anche noi in Consiglio di ridurre la tassazione Tari per le attività commerciali che erano state obbligate a chiudere, quindi lo schema mi va benissimo. Per quanto riguarda le riduzioni invece, io vorrei invece un parere diverso, quindi pensavo che queste riduzioni qua fossero discusse successivamente per quanto riguardava il regolamento Tari. Quindi adesso non so che significa, se voto a favore di questa significa che voto a favore anche del regolamento o no? Ho capito. Siccome nello schema di delibera non si fa riferimento alle riduzioni e a tutto il resto per le quali si fa riferimento invece nel punto successivo, questa cosa mi ha un po' sviato. Prego. Io penso che il Sindaco volesse semplicemente esplicitare quali sono le riduzioni attualmente in vigore, perché noi fino a quando non approviamo il nuovo regolamento in vigore il vecchio regolamento IUC, dove erano previste già tutte queste riduzioni. Nel punto successivo andiamo semplicemente a levare il vecchio regolamento e approvarne uno nuovo che non fa altro che riportare le stesse riduzioni ed agevolazioni. Era semplicemente per riassumere, presumo, che la tariffa è formata in quel modo e poi ci sono, però non sono strettamente, cioè sono comunque connesse le due cose, però sostanzialmente non cambia nulla. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Allora possiamo passare alla votazione per il punto numero 3. Allora, qua risulta il 3, perché noi il 2 è l'appello. Sì. Allora, passiamo alla votazione, sempre lo stesso meccanismo. Ci prenotiamo e poi... Allora, dobbiamo prima fare la prenotazione e poi dobbiamo andare con il 2 è il favorevole, il 3 è il contrario e 4 astenuto. Allora, passiamo prima alla votazione per terminale qui. Ok, votiamo. E se non c'erano altri interventi? Allora, andiamo avanti. Sì. Allora, adesso votiamo per alzata di mano. Favorevoli? Segretaria. Qualcuno non ha votato al... Allora, alzate un attimo la mano che contiamo. 13 favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 1. Sì. Adesso chiudiamo questo punto, passiamo a votare l'immediata esecutività. Di nuovo prenotiamo la votazione, 2 favorevole, 3 contrario, 4 astenuto. Per cui per alzata di mano, favorevoli, sempre 13, contrari, nessuno, astenuti, 1. D'Ambrosio, Antonio, sì. Possiamo passare all'altro punto, un attimo.
Sì, terzo punto. Sì, sì, sì. Approvazione regolamento dell'imposta municipale propria IMU e della tassa rifiuti Tari. La parola al sindaco. Grazie Presidente. Essendo stata abolita la IUC, l'imposta unica comunale, che è formata da IMU, Tari e Tasi, e questa abolita, si è reso necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento. La parte relativa alla Tari è immutata rispetto alla precedente, tranne un aumento della riduzione per il compostaggio dal 15 al 30%. L'IMU richiama le norme statali, per lo più tra le novità ci sono l'introduzione della possibilità di rateizzare, quindi basta vedere l'articolo 11 del regolamento, e la possibilità di rimborso per aree edificabili diventate inedificabili. Queste sono sostanzialmente le novità rispetto al regolamento che poi di fatto viene riapprovato. Grazie sindaco, ci sono interventi? Prego, prenotatevi. Si è prenotato il consigliere De Bellis, prego. Io penso che si sia persa un'altra volta l'occasione per dare una risposta a quei proprietari di casa che abitano fuori e vengono magari 10 giorni all'anno a Castellaneta. Si potevano inserire tranquillamente tra le riduzioni anche questi proprietari, così come quelli che hanno per esempio una doppia casa in campagna o quelli che hanno la casa a Castellamarina, soprattutto per quelli che hanno la residenza a Castellaneta, che chiaramente non possono avere il dono dell'ubiquità e pagare due per due abitazioni il 100% della tariffa. Oltretutto, per la seconda casa noi abbiamo un pagamento forfettario di due componenti e in alcuni casi abbiamo invece che la famiglia è composta da un unico componente. Quindi chi ha una famiglia di un solo componente paga il 100% a Castellaneta con una riduzione e in più paga il 100% alla seconda casa, che può essere in campagna o al mare, con l'aggravante che paga per due componenti. Questa era una bella occasione per fare in modo che il regolamento fosse per esempio figlio dell'amministrazione comunale intera e non magari su mozione o su istanza di un consigliere comunale. Sarebbe una bella occasione che si potrebbe ancora portare avanti, perché secondo me è una risposta importante che daremo ai cittadini e lo faremo senza primogenitura, ma sarebbe tutta l'amministrazione comunale che darebbe una bella risposta all'eccesso di pagamento per un semplice motivo per le seconde case, per un semplice motivo, che non sono abitate, non per altro, perché se fossero abitate chiaramente sarebbe giusto. Ma se un residente a Castellaneta, per il quale noi siamo certi che ha pagato la Tari per intero, potesse avere una riduzione, sicuramente andremo incontro alle esigenze di questi proprietari qui. Grazie. Grazie consigliere De Bellis. Si è prenotato il consigliere D'Ambrosio. Prego consigliere D'Ambrosio. La mia è semplicemente una dichiarazione di voto, anche rispetto al punto 2. Mi asterrò perché non ho avuto la possibilità di vedere le carte per l'ennesima volta, sono arrivate ieri a mezzogiorno. Queste sono tematiche che vanno approfondite, soprattutto per me che sono un neofita della politica, come piace dire a molti. E questa purtroppo è una prassi di questa amministrazione, quella di dare le carte il giorno prima. Se qualcuno ha un problema privato, di famiglia, di qualsiasi tipo, non ha la possibilità neanche non solo di fare opposizione, di chiedere chiarimenti, ma anche di dare il proprio apporto magari e di dare voce a cittadini che in questo caso non hanno avuto la loro voce. Grazie. Prego consigliere Rochira. No, io vorrei ringraziare la dottoressa Capriulo per la pazienza che dimostra con la Commissione Bilancio, ma soprattutto per aver accolto immediatamente le indicazioni della Confederazione Italiana Agricoltori sulle riduzioni, solamente questo, grazie. Sapevo che fosse stata avanzata dalla CIA. Mi ha dato la parola? Posso, Presidente? Grazie. Sta facendo l'intervento. Faccio l'intervento a questo punto. Sì, sì. Ringrazio
il Presidente del Consiglio, buonasera a tutti innanzitutto. Se abbiamo affrontato la questione che ovviamente abbiamo anche preso l'impegno di rivedere nell'ambito della Commissione per quelle che sono le agevolazioni, quello che si può fare, ovviamente noi guardiamo prima ai nuclei più deboli, a quelli che non hanno nulla e abbiamo prontamente dato delle risposte. I nuclei tipo chi ha composto da 5 persone. Poi che cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto anche, come diceva Agostino, che in parte è stata accolta quella cosa che tu dici, l'abbattimento del 30% per chi ha una seconda casa in campagna, a Montecampolo, nella zona rurale, non è cosa poca. Noi abbiamo risposto. Cioè, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, lo possiamo anche vedere. Se poi a tutti i costi vogliamo fare, diciamo, demagogia, non mi piace come termine, però lo devo dire, no, è così, perché chi ha la seconda casa a Montecampolo avrà una riduzione del 30% e di fatto la seconda casa sarà premiata. Quindi il residente di Castellaneta che ha la casa in campagna a Castellamarina, a Caccamone, nella zona rurale, avrà il 30% in meno, basta che fa il compostaggio. In genere lo fanno tutti. Non c'era, solo che bisogna dimostrarlo, bisogna fare la domanda, bisogna fare le foto, bisogna allegare la documentazione. Quindi questa, in maniera indiretta abbiamo dato anche questa risposta. Tu dici ma Castellaneta Marina, non lo abbiamo neanche escluso Castellaneta, noi abbiamo detto l'altra volta abbiamo delle priorità, il bilancio è fatto di numeri. Quando si arriva a un determinato numero finiscono i soldi, quindi per questa amministrazione dobbiamo decidere se le priorità sono le scuole, se sono gli sconti a chi ha due case, se bisogna fare le strade, se bisogna fare la pubblica illuminazione, dobbiamo decidere un po' di cose. Noi abbiamo ritenuto in maggioranza che la priorità, penso che ne parlerà il sindaco tra un po', perché è legata al bilancio, non perché non vogliamo dare risposta a chi ha la seconda casa, è un impegno che abbiamo messo in calendario. In parte abbiamo risposto con chi ha la seconda casa nella zona rurale, in futuro daremo un'altra risposta a chi ce l'ha a Castellaneta Marina, non è escluso questo. Però oggi con il bilancio noi dobbiamo ragionare in questi termini. Quali sono le priorità? Tu sei docente della Filippo Sorico, ci sono delle criticità. Vuoi uno sconto per le seconde case o vuoi che quei soldi vadano per la realizzazione della scuola? Immagino che sia la seconda opzione e noi stiamo ragionando in questa direzione perché non abbiamo fondi illimitati, abbiamo delle criticità, abbiamo superato dei momenti difficili, però stiamo anche affrontando in maniera egregia tutte queste situazioni che sono davvero complesse. Grazie, ha detto prima, ha detto, è finito? No, è finito il tempo? Eh no, stavo dicendo poi, tra le altre cose, la sensibilità dell'amministrazione. Quando in passato alcuni cittadini, non necessariamente consiglieri, hanno chiesto all'amministrazione, a consiglieri, di guardare con attenzione a delle riduzioni, per ad esempio il nucleo è fatto di 5, però temporaneamente una famiglia ha due ragazzi all'università, ovviamente si abbatte la produzione del 50% in quella famiglia. Abbiamo ascoltato, abbiamo ritenuto meritevole, abbiamo inserito quell'istanza, quindi questa è un'attenzione che dal basso è partita ed è stata accolta dall'amministrazione e siamo pronti anche a farlo per altre questioni. Quindi alla luce di questi elementi ritengo che il provvedimento sia da votare all'unanimità. Grazie. Grazie consigliere Perrone. Ci sono altri interventi? Solo fare un'ulteriore precisazione anche rispetto a, poi ripeto, non voglio sostituirmi anche alla Commissione, ma siccome ho ascoltato con attenzione l'intervento del consigliere De Bellis, che ha riproposto la necessità che, come dire, noi non è che non condividiamo, cioè se ci fosse la possibilità di abbassare le tasse per tutti, per chi ha la seconda casa, per chi ha le attività a Castellaneta Marina e le tiene aperte tutto l'anno
cosa che per noi è assolutamente strategico per ottenere l'obiettivo della destagionalizzazione, visto che tutti, ma tutti, ci siamo detti d'accordo sulla necessità di destagionalizzare. E ad altre 10, come dire, tipologie di sgravi, cioè di riduzioni. È ovvio che tutti diciamo sì. Il concetto che forse sta sfuggendo, ma non per rifare la lezione sui tributi, cioè il 100% delle tasse devono essere pagate dai cittadini. Quindi è ovvio che se paga di meno il proprietario della seconda casa, quel quantum deve essere spalmato sugli altri, cioè non dimentichiamola questa cosa. Quindi la coperta è quella, se come dire, copri un po' meglio uno, scopri l'altro e viceversa. Quindi noi dobbiamo stare attenti e andare col bilancino. Secondo me, visto che c'era fra le diverse ipotesi allo studio della Commissione anche questa, perché noi non è che vogliamo avversare chi ha la seconda, la terza e chi ha 10 appartamenti, non è questo il tema, ne può avere pure 20. E riteniamo meritevoli di accoglimento anche questo tipo di ipotesi, ma vanno valutate anche le altre sul tavolo, fra cui una, l'ho citata non a caso un minuto fa all'inizio del mio discorso, le attività commerciali, le attività economiche che a Castellamarina stanno aperte tutto l'anno, noi ci siamo impegnati tutti quanti a tenerle in considerazione. Perché noi dovremmo dare un incentivo a chi sta a novembre piuttosto che a febbraio a Castellamarina rispetto a chi giustamente arriva ad agosto, è comodo così, in cassa, perché ad agosto sta qualche migliaio di persone, là migliaia e migliaia di persone, è ovvio che è facile guadagnare. Ma noi dobbiamo con la leva fiscale incentivare chi deve stare aperto tutto l'anno. Quindi secondo me, poi ripeto, io mi rimetto alla volontà del Consiglio e della maggioranza, se possiamo tenere in considerazione tra le diverse ipotesi da esaminare anche questa, che era stata proposta, lo ricordo a me stesso, e dal Presidente della Commissione, perché ne abbiamo già parlato qua, consigliere Perrone, con l'assessore Angelillo, secondo me quella dovrebbe essere una priorità. E da domani, non dico da oggi, ma da domani la Commissione deve lavorare in questa direzione perché si possa dal gennaio 2021 prevedere qualche riduzione, qualche forma di incentivo a chi, ripeto, a novembre piuttosto che a febbraio sta lì a Castellamarina a combattere al freddo e al gelo, ma non se ne va comodamente a casa e apre solo ad agosto perché è facile aprire Pasqua, Pasquetta e poi luglio e agosto. Così è semplice, lo sanno fare tutti. Quindi io ritengo che anche quella opzione debba essere tenuta in debita considerazione. Grazie Sindaco. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere De Bellis. Forse è sfuggito al consigliere Perrone che la riduzione del 30% è per la parte abitativa della costituzione rurale occupata dai coltivatori, non quella non occupata. Ma al di là di quello, siccome sono diversi anni che ne parliamo, c'è un impegno da parte anche di questa amministrazione a rivedere la riduzione, io penso che siano passati 4-5 anni, prendiamole in considerazione seriamente, non diciamo soltanto ogni volta ci impegniamo a farlo e poi puntualmente non lo facciamo. È chiaro che tutti sono meritevoli, la destagionalizzazione è stato uno dei punti che ho portato sempre avanti e continuerò a farlo, non è in dubbio questo. Però tanti comuni, non tutti, prevedono le riduzioni per le seconde case non abitate, quindi a questo punto sono più bravi di noi, riescono a trovare una soluzione, pagano di meno il servizio, non lo so, però facciamo in modo che si prenda in considerazione veramente questa volta e si porti avanti dalla Commissione, a partire dalla Commissione, e si porti anche in consiglio e si preveda anche questa riduzione, così come fanno tanti paesi d'Italia, non tutti, ma tantissimi paesi, soprattutto quelli che hanno un surplus di seconde case, prevedono questa riduzione. Prendiamolo come impegno formale e si porti avanti, ma non alle calende greche, che si porti avanti in tempi piuttosto ragionevoli. Ho concluso. Per questo comunque io adesso preannuncio il mio voto negativo a questo regolamento qui.
Ci sono altre dichiarazioni. Prego, consigliere Perrone. Ho capito, però ho l'impressione che non esiste altro che questo punto, non esistono proposte, vedo una certa ostinazione. No, ma hai detto, hai fatto una precisazione. Potevi anche cogliere l'occasione per dire non facciamo soltanto la casa occupata, facciamola anche la casa non occupata, scusi, perdonami. Ed era un modo, no? Nella zona rurale, chi fa il compostaggio anche a quelli non occupati. Quindi, e dico, ma non l'hai fatta la proposta. Allora, visto che hai messo in evidenza una cosa, però non è nata una proposta, è nata solo una critica da parte tua. No? E fa la proposta allora, scusa, ho capito male. Allora, quando è iniziato l'intervento, hai esordito dicendo che quello sconto è riservato alle case occupate dai coltivatori diretti. Mi aspettavo che, aggiungevi, estendiamo l'agevolazione, il beneficio. Ho capito, ma non l'hai detto, non lo hai detto. A questo punto, se non sbaglio, dottoressa, insieme all'agevolazione per chi ha aperto 12 mesi l'anno a Castellaneta Marina aggiungeremo questo aspetto qui e quindi sarà previsto anche per le case non occupate l'agevolazione per colui il quale fa il compostaggio, l'agevolazione del 30%. Quindi abbiamo dato anche se non ricordo male, poi Agostino, quella dei 12 mesi l'apertura, ne parlammo insieme, eri favorevole e ho capito, ma la stiamo prevedendo, ne stiamo parlando, la dobbiamo inserire nella prima commissione utile e poi la dobbiamo sottoporre al consiglio comunale, al primo consiglio. Dico, le proposte noi le accogliamo quando sono accoglibili, potevi dire anche prima, e ti dicevo subito sì, l'ho fatto io al posto tuo, anche quelle non occupate, non c'è nessun tipo di pregiudizio o di ostacolo, assolutamente no. Quindi le proposte che andranno in commissione, come Presidente di Commissione, lo annuncio, sono le agevolazioni per gli operatori commerciali della Marina che stanno aperti 12 mesi l'anno e le case rurali che non sono occupate. Avranno l'agevolazione del 30%. Se poi ce ne sono altre da parte dei consiglieri, proposte da parte delle associazioni, ma anche da parte dei cittadini, siamo pronti ad accoglierle. Grazie. Presidente, se ho capito bene, ma sì, sulla stessa posizione del consigliere De Bellis, perché lui ha proposto, prima di tutti gli altri, la necessità di destagionalizzare. Quindi sarà assolutamente favorevole rispetto, voglio dire, sì, però o fai uno o fai l'altro, cioè non è che ne puoi fare tante, voglio dire, no? Quindi portatela subito in commissione questa possibilità per i titolari degli esercizi commerciali di Castellaneta Marina di avere le riduzioni se stanno aperti 12 mesi all'anno e passa all'unanimità in commissione e mi auguro anche all'unanimità in consiglio. Quello è trovare, come dire, subito l'intesa. Tutte le seconde case possano beneficiare di questa agevolazione in quanto non occupate. Cerchiamo di trovare una quadra su tutto, perché non è che stiamo facendo, rischiamo però, non facciamo che lo diciamo adesso e poi dopo non viene mai portato, perché alla fine non è soltanto quelle rurali, ho detto rurali del centro storico e dell'abitato che non sono abitati. Quanto sale poi l'importo al povero Cristo che ha una sola... Allora, voglio dire, volevo chiuderlo il punto. Vabbè. Allora, dicevo, c'è chi ha 10 appartamenti, ok? Deve avere riduzioni, non so quanti ce ne stanno a Castellaneta, deve avere tot di riduzioni. Quel tot che è stato tolto a chi ha dato a lui 10 appartamenti va messo a chi ne ha solo uno, cioè va messo agli altri, o no? Scusa, va spalmato sugli altri. Quindi dobbiamo capire, anche per un fatto di equità, quanto costa alla collettività. Non perché ci sia un'avversione, forse non mi spiego,
non perché ci sia un'avversione nei confronti di qualcuno, ma è opportuno agire secondo equità e individuare una serie di priorità. Quindi non è che devi trovare la quadra per forza su 10 detrazioni, fra cui chi di miliardari, devi trovare subito una quadra oggi sulla necessità di destagionalizzare. Allora, se il Presidente di Commissione ti dice agevoliamo quelli di Castellammare che stanno aperti 12 mesi, tu rispondi sì, io voglio destagionalizzare, quello è già chiuso, passa all'unanimità, credo, non lo devi vincolare, no, se mi inserite l'altra cosa. Sull'altra si apre un altro dibattito, si apre un altro dibattito con studio preliminare di quanto togliamo a uno e carichiamo sugli altri, perché stai caricando sui poveri cristi. Cioè, attenzione, non è che dici ti do questo e mi dai questo, tu vuoi destagionalizzare, sì, tu hai proposto di dare questa agevolazione a Castellammare che sta per 12, ok, è già chiuso, è chiusa la partita, per come me la immagino io. Se poi lo vincoli, dici no, però dobbiamo sistemare anche il discorso seconde case, allora non è una priorità per te destagionalizzare, cioè, forse non mi riesco a spiegare nel ragionamento. Chiedete la parola, un'altra dichiarazione di voto? Fare una nuota. Su questo argomento, in un precedente consiglio di qualche mese fa, che riparlammo più o meno delle stesse cose, la dottoressa Capriulo spiegò abbastanza bene che era necessario fare uno studio. Quindi ritorniamo di nuovo sulla stessa cosa. Ecco, appunto. Cioè, però bisogna essere, siccome poi dall'altra parte ritorniamo... Allora, mi ha chiesto la parola il consigliere Rocchi. Sì, giusto per... secondo me tutti quanti stiamo dicendo la stessa cosa, però vengono persi di vista dei concetti. Quando ho parlato prima e voluto ringraziare la dottoressa Capriulo, non era a caso. Quando siamo in commissione bilancio, ognuno di noi, ogni consigliere, è portatore di interessi della collettività. È chiaro che ognuno di noi vorrebbe riduzioni dappertutto, però alla fine ci scontriamo sempre con un fatto, mancano i soldi, cioè il bilancio, le entrate servono per le uscite, quindi mantenere, quindi ci costringiamo a fare delle scelte che possono essere anche impopolari, però delle scelte vanno fatte. In quest'anno, o meglio da quando noi ci riuniamo in commissione bilancio, tendenzialmente abbiamo sempre scelto di tutelare i ceti sociali a più basso reddito, queste sono sempre state le scelte. Quindi quando la dottoressa Capriulo, cioè queste proposte noi le abbiamo fatte, cioè la proposta, abbiamo fatto migliaia di proposte, però molte volte la dottoressa Capriulo ci ha detto non si può fare, o perché legalmente non si può fare, perché la legge non lo prevede, oppure perché se togliamo soldi là, se togliamo entrate là, abbiamo difficoltà da altre parti. Se domani mattina, anche con la destagionalizzazione, gli introiti aumentano, si possono fare anche altre cose, si possono fare altre riduzioni, ma i soldi quelli sono. È molto difficile, cioè molte volte io ho visto dire no alla dottoressa Capriulo a ognuno di noi, cioè a noi ci piacerebbe tanto aiutare tutti quanti per vari motivi, però non è possibile. Basta. Quindi il mio voto comunque dopo questo anno in commissione bilancio sarà favorevole. Grazie consigliere Rocchira. Credo che abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Sì, sì. Possiamo passare alla votazione del punto. Per cui sì, passiamo alla votazione del punto 3. Approvazione regolamento dell'imposta municipale propria IMU e della tassa rifiuti Tari. Allora, prenotiamoci, l'omino giallo. 2 favorevole, 3 contrario e 4 astenuto. Votiamo. Adesso votiamo per alzata di mano. Favorevoli? Credo. No, contiamoci. Guarda. Segretaria, quanti sono? Contrari? 1. Astenuti? 1. No, è favorevole. Favorevole? 13. Non è giusto come sta sul... Votiamo per... Sì, votiamo per l'immediata... Allora, votiamo adesso per l'immediata esecutività. Prenotatevi con l'omino giallo. 2 favorevole, 3 contrario, 4 astenuto.
Adesso per alzata di mano. Di nuovo 13 favorevoli, contrari? 1. Perché non hai votato, Agostino? Hai votato? Contrari 1, astenuti 1. Ok. Sì. Passiamo. Ok, passiamo al quarto punto all'ordine. Sì, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Imposta municipale propria IMU, determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020. Prego, sindaco. Sì. Un attimo. Io mi devo allontanare. Prego. Salve. Allora si allontana il consigliere Raffaele Rocchira. Allora, prego, sindaco, il quarto punto. Sostanzialmente per la nuova IMU abbiamo le tariffe, le abitazioni principali si applica lo 0,4% con la detrazione di 200 euro, fabbricati rurali strumentali nulla, beni merce 0,125, immobili di 1,14%, prima era prevista l'IMU all'1,06 oltre alla TASI all'8 e quindi questi importi sono stati modificati. Terreni agricoli 0,76, ovviamente i coltivatori diretti sono esenti, tutti gli altri fabbricati 1,06%. In pratica è rimasto tutto invariato tranne che per i beni merce e per i D1, ovviamente si è previsto qualcosa in più per mantenere lo stesso gettito. Grazie sindaco, ci sono interventi? Nessun intervento? Possiamo passare direttamente alla dichiarazione di voto, non ce ne sono, passiamo direttamente alla votazione. Allora votiamo per un attimo. Ok, votiamo per l'imposta municipale propria IMU per la determinazione delle aliquote e detrazioni. Sempre prenotiamo la votazione con l'omino giallo e poi 2 favorevole, 3 contrario e 4 astenuti. Votate. Allora, per alzata di mano. Sì. Stiamo votando i favorevoli. Favorevoli. De Bellis, tu sei favorevole? Contrari? Astenuto? 1. Allora, abbiamo 12 favorevoli, 1 astenuto e 0 contrari. No, perché è andato via il consigliere Rocchira, per cui sono 12 adesso. È andato via il consigliere Rocchira, erano 13. Sì. Sì, qualcuno non ha votato al... Ok, votiamo per l'immediato... Allora... Ok, adesso votiamo per l'immediata esecutività. Sì, è così. La tecnologia è questa. Oh. Questo chiudi, adesso questo. Adesso possiamo votare per l'immediata esecutività. Prenotatevi. 2 favorevole, 3 contrario e 4 astenuto. Votate. Votate. E non hanno votato di me. Ok, adesso per alzata di mano favorevoli dovrebbero essere 13. Contrari 0, astenuto Antonio D'Ambrosio. Ok. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Allora, io su questo punto... Quinto punto? Sì. Approvazione progetto di un centro sportivo in un'area di rigenerazione urbana? A questo sì. Ti stai riferendo? Prego. Scusa, ho anticipato, hai ragione. Ho anticipato un attimo la lettura del punto. Chiedo venia. Su questo punto io proporrei una pregiudiziale, perché come abbiamo fatto l'altra volta per quanto riguarda i punti che riguardano l'urbanistica, sarebbe opportuno fare un passaggio in commissione, visto che di questo progetto almeno io non avevo proprio idea che se fosse stata presentata qualcosa, ci fosse l'esistenza, come penso anche gli altri consiglieri di opposizione. Non so se i consiglieri di maggioranza invece conoscevano o conoscono già il progetto. L'altra volta ho visto che il sindaco è stato favorevole, addirittura ha parlato a favore lui del passaggio in commissione, quindi non penso ci sia alcun problema se anche questo punto che riguarda l'urbanistica
facesse un passaggio in commissione. Tra l'altro è previsto dal regolamento nostro che il passaggio in commissione, seppur non vincolante, vada fatto, giusto per approfondire, in modo tale che si capisca meglio di cosa stiamo parlando. È una pregiudiziale. Quindi uno a favore e uno contro. Allora. Non voglio fare il Presidente del Consiglio. No, giusto, non, né a favore né contro, volevo dire una cosa, poiché il lavoro di commissione sappiamo bene cosa tratta e cosa deve vedere. Noi facendo questo, non so di che si tratta veramente, il progetto non lo conosco, però so soltanto che allunghiamo i tempi e diventerebbe un problema forse per alcuni operatori. Un attimo, voglio dirti, visto che c'è l'architetto Caforio e siamo in consiglio comunale, potremmo capire di che si tratta. Se la cosa non è comprensibile, andiamo in commissione, facciamo un'analisi adesso. Se la cosa è complicata, non creiamo problemi a chi vorrebbe. Penso che sia una cosa della curia, se non sbaglio la chiesa, se non sbaglio, cioè, cerchiamo. Ha chiesto la parola Antonio D'Ambrosio? Antonio, però non premere il ventre. Però okay. Premi una volta sola, altrimenti sì, ok. Sì. Ovviamente facendo riferimento all'intervento che ho fatto all'inizio, cioè nel poco tempo per visionare i carteggi, diciamo cade a fagiolo l'intervento, la pregiudiziale fatta dal collega Rebelli. Le carte erano depositate secondo regolamento. Come? Non ho capito. Le carte erano state depositate secondo regolamento. Ho capito, ma le carte mi sono state date a mezzogiorno di ieri, 24 ore fa praticamente. Questo è, quindi se c'erano non erano disponibili. Come? Sì, vabbè. Erano pronte o non erano pronte solo ieri le carte? Mi risponde, Presidente. Ieri dovevano essere pronte, ieri alle 17.30. Le hai avute alle 12. Va bene così. Eravamo in anticipo. Va bene così. Quindi questa prassi, che è palesemente una prassi antidemocratica, se ne vuole, nonostante è a norma, non sto dicendo che è una prassi non a norma di legge, fate tutto per bene quando lo dovete fare, ovviamente. Ma come ha detto il consigliere Perrone, la cosa della Chiesa, ecco, votare sulle cose della Chiesa, dell'oratorio, ci piacerebbe votare su qualcosa che abbiamo ben compreso e ben analizzato, anche favorevolmente ovviamente. Non sto dicendo che noi vogliamo visionare il progetto perché pensiamo che ci sia chissà quale ruberia dietro, no, semplicemente vogliamo essere consapevoli di quello che andiamo a votare, punto. Prego, Sindaco. Sì. Allora, per me si può andare comodamente in commissione. Fatta questa premessa, non cambia la vita a nessuno. Credo però che il ragionamento fatto dal consigliere Perrone, non perché io debba fare lo spot a Vito Perrone, ma merita un approfondimento. Allora, uno, le carte sono arrivate a mezzogiorno di ieri, quindi più delle 24 ore previste dal regolamento. Siccome chi fa il consigliere comunale fa il consigliere comunale e ha diritto alle ore se lavora e quant'altro, si presume che uno stamattina poteva comodamente venire in comune, lo dico per ricostruzione, perché magari uno che ci ascolta dice chissà che cosa stiamo nascondendo, quando poi se decidiamo di ascoltare l'architetto Caforio che finisco il ragionamento, perché ripeto, preso a pezzi il consiglio comunale, uno che guarda dice mo chissà che fa, non rispetto, non ha avuto tempo di studiare. No, non funziona così. Le 24 ore della messa a disposizione delle carte stanno da una trentina d'anni in questo comune, non le abbiamo inventate noi, almeno 30 da Guido, come si chiama? No, Guido Moramarco, come si chiama? Il dottor Moramarco. Modificarono la prima volta il regolamento, c'era il movimento Fulvio Moramarco, c'era il movimento sociale, quindi, mi ricordo, io ero bambino. Allora, quindi da 30 anni funziona così. Arriva la convocazione, le carte stanno a disposizione, nelle ore precedenti al Consiglio uno viene e studia. Io sono dell'opinione di rimandare il punto e quindi studiarselo in commissione,
se si tratta ovviamente di un punto, cioè il piano urbanistico generale, non una volta, 20 volte deve andare in commissione, come andate in commissione 20 volte. Ma noi qui di cosa stiamo parlando? Visto che qualcuno non ha avuto il tempo, così come era previsto invece, di venire stamattina, Caforio stava a disposizione, è venuto dalle 8 da Sava e se ne sta andando alle 8 di stasera, era a disposizione per tutti i chiarimenti possibili e immaginabili. Ora, uno, c'è questa, come dire, possibilità, facciamoci spiegare il progetto da Caforio liberamente. Poi riteniamo necessari ulteriori approfondimenti, lo rinviamo senza problemi. Chi l'ha proposto? Non l'ha proposto la Curia, l'ha proposto una cooperativa che sta gestendo un bene della Chiesa, che è il campo di Don Leonardo, per capirci, perché anche affettivamente siamo legati al campo di Don Leonardo. Quindi sostanzialmente che sta succedendo? Ci sono queste persone, ribadisco, una cooperativa di Castellaneta che ci chiede a noi, dice scusate, ci date la possibilità di realizzare strutture sportive? Di migliorare sostanzialmente l'esistente, perché non è che si fa volumetria, non è che si fanno case a vendere, non è che si fa una lottizzazione, lì c'è, ci sono due campi, uno sostanzialmente abbandonato, quello più grande, e un altro campetto in sintetico, quello più piccolo, che è funzionante, credo, no? Ah, quindi vogliono riqualificare quell'area. Ora noi, secondo me, visto che Caforio, ribadisco, sta qua da stamattina, ci facciamo spiegare che cos'è, vediamo un attimino il progetto, dopodiché decidiamo, è necessario un ulteriore approfondimento, ce ne andiamo comodamente in commissione. C'ho solo una perplessità, però siccome non sono io il presidente della cooperativa, siccome ci sono una serie di bandi che sono usciti, fra cui Sport e Periferie, credo forse sia possibile, come dire, anche per i privati attingere, vi prego di credermi, non ho retropensieri, probabilmente noi allungando il brodo potremmo precludere la possibilità ai proponenti anche di, come dire, poter candidare questo progetto a finanziamento. Questo è l'unico, cioè ripeto, l'unica perplessità che mi viene. Dopodiché io sono abbastanza tranquillo su questo. Vogliamo rinviare, rinviamo, però l'idea di Vito Perrone di farci spiegare il progetto. Ci spiegherà che si tratta di qualche campetto che vogliono fare. Dopodiché dici no, ma io voglio comunque studiare in commissione. Benissimo, studiamo in commissione. Però voglio dire, abbiamo questa opportunità, stiamo tutti quanti qui. Poi attenzione, mo non voglio rimangiarmi tutto quello che ho detto, il massimo rispetto per le commissioni, ma qua c'è il Consiglio Comunale interamente riunito, se il progetto lo vediamo tutti quanti e piace a tutti, perché non possiamo approvarlo? Quindi io sarei di questo avviso, vediamo il progetto che io non crediate che lo abbia studiato chissà quanto, eh? C'è un privato che mi propone di migliorare un'area privata, non cambia la destinazione, ci sono campi già esistenti, fanno ulteriori strutture sportive a migliorare l'esistente, cioè non capisco che problema ci sia. Io sono perché si possa vedere ora il progetto, siamo qua, non stiamo rubando niente, lo vediamo tutti quanti insieme e decidiamo. Qualcuno ha perplessità, vuole il rinvio in commissione, lo facciamo. Diversamente si potrebbe anche approvare ora il punto. Ho fatto qualcuno, no. Allora, a me piace pure che si passi dal co, cioè magari arrivassero 20 progetti al mese, non dico al giorno, al mese di questo tipo e riqualifichiamo tutta Castellaneta. Ribadisco, non c'è volumetria, non c'è niente, si migliora l'esistente, poi voglio creare problemi anche su questo, vediamoci tranquillamente, non è né sì, come ha detto lui, non è né sì né no la risposta. Vediamoci il progetto, stiamo qua tutti i consiglieri e valutiamo il da farsi. Consigliere, no, giusto una piccola precisazione, poi ovviamente possiamo vedere il progetto tranquillamente, ma siccome non voglio neanche che passi il messaggio che D'Ambrosio è quello che arriva tardi a vedere le carte e quindi non ha il tempo perché ha da fare chissà che cosa, ho detto no, non deve passare il messaggio che il Comune di Castellaneta vuole nascondere qualcosa, assolutamente, ma non deve passare neanche il messaggio che Antonio D'Ambrosio arriva tardi a chiedere le carte e quindi
come al solito non ha avuto il tempo di controllarle. Io sto dicendo una cosa, il regolamento prevede che vengano date le carte con un minimo di tempo di 24 ore prima. Se la prassi da 30 anni a questa parte, ok, e da 20 anni ne chiediamo la modifica, se la prassi è quella che su 100 consigli comunali per 99 volte le carte arrivano precisamente 24 ore prima, allora può succedere che Antonio D'Ambrosio ha un problema X 24 ore, in quelle 24 ore, e quindi non si prepara per il consiglio comunale. Ok? Questa precisazione credo che andava doverosamente fatta. Ora possiamo controllare, possiamo tranquillare, e magari ci riesce anche a dire se ci saranno problemi nel caso in cui andiamo in commissione sulla candidatura alla ricezione di questi finanziamenti, oppure abbiamo il tempo di farlo, visto che abbiamo detto che non vogliamo che si tardi per allungare il brodo, e magari non diamo la possibilità a questa a questa cooperativa che ha presentato questo progetto di ricevere finanziamenti. Quindi magari ci può spiegare anche questo aspetto l'architetto Cafori. Grazie. Vorrei che innanzitutto l'architetto Cafori ci spiegasse i tempi delle richieste di finanziamento del privato e tutto il resto. Buonasera. Allora, sui tempi del finanziamento non so, perché non è un argomento che mi interessa. Il progetto così, ma giusto per questo qua ce l'abbiamo in istruttore da diversi mesi, tant'è che l'ultimo integrazione, perché è stato istruito dal punto di vista urbanistico, no? In modo che si potesse portare in Consiglio Comunale, l'ultima risposta di parere del 23 luglio, quindi queste carte stanno a disposizione. Poi può esserci stato un equivoco, mi dispiace, spero che non sia stata colpa mia. Sul problema dei finanziamenti non mi sono interessato, perché io ho curato la parte urbanistica. La mia era una battuta. Sì. Ce ne sei, finanziamenti deve chiedere. Oh, non lo so, vabbè. Ho cercato. Vabbè. Non sappiamo neanche se le deve chiedere. Appunto. Vabbè. Ho cercato. Non sapere se deve andare in banca. Se lascia a loro. Ho cercato di dare una risposta. Allora, io facevo una... Credo che sia una premessa importante, e lo dico non dal punto di vista urbanistico, ma dal punto di vista così di cittadino, perché poi alla fine sono un po' di anni che vengo qua, mi affeziono anche alle cose. Questa è la vista di come è adesso la situazione, cioè io penso che l'intervento che è proposto non è solamente una rivisitazione dell'impianto sportivo che esiste, no? Che magari è degradato, non è utilizzato, non è al meglio, ma è proprio importante perché fa una riqualificazione urbana di tutto il quartiere, perché oggi abbiamo questa situazione che sicuramente conoscete, perché è un tratto di, no, una parte della città che ognuno di noi percorre periodicamente. L'intervento proposto... L'intervento proposto, parliamo di questo tipo di intervento in cui ci sono una serie di impianti sportivi, ma non solamente quindi il numero degli impianti sportivi che hanno diverse tipologie per diverse utenze, ma arricchisce proprio dal punto di vista non solo sportivo ma anche culturale, dal punto di vista della funzionalità cittadina, perché per esempio ci mette un anfiteatro scoperto, quindi una cavea dove potranno poi essere... cioè potranno svolgersi degli eventi culturali, che siano teatrali ma anche di riunioni di diverso tipo, e naturalmente c'è proprio una riqualificazione del quartiere, perché il progettista ha pensato a questi tipi di strutture che sembrano del costruito ma sono proprio dei brisolei, degli elementi ombreggianti che creano una galleria sulla via principale, naturalmente sempre nella proprietà la proprietà del campo della Curia. Quindi secondo me c'è proprio un abbellimento del quartiere, un arricchimento dal punto di vista del quartiere. Diciamo, rispetto a tutti gli impianti esistenti, che sono un campo di calcio, non diciamo tutto così, è un altro campetto, c'è tutta questa riqualificazione. Un'altra cosa importante è che vengono naturalmente rifatti tutta la parte degli spogliatoi. E nel riorganizzarli, per esempio, il progettista ha pensato a creare un tetto verde, no?
intrecci con i prati, che potranno essere utilizzati e attrezzati, come si vede qua, con dei giochi per i bambini. Quindi c'è proprio c'è stata una ricerca di dare un contributo di riqualificazione vero, perché noi abbiamo visti di interventi che sono stati proposti, però questo forse è quello più significativo, che si è preoccupato della riqualificazione del quartiere, non solamente dal punto di vista sportivo, ma anche culturale e di riqualificazione urbana. Sì, sì, ci sono dei campi da tennis, di calcetto, e poi c'è quel sport nuovo che c'è. No, mi sa che due tennis, sì, basket e calcio. Sì. Naturalmente ci sono, io sto facendo vedere le tavole più significative, poi ci sono tutte le tavole tecniche, no? Qui c'è un riepilogo dove si vede un attimo tutta la parte impiantistica come è stata rivista. Non ci sono volumi aggiuntivi, è in linea con le previsioni del PUC, che prevede, cioè un'altra precisazione, noi siamo venuti qui in Consiglio Comunale, siamo qui in Consiglio Comunale perché di fatto, siccome un'area di rigenerazione, questo qua si è configurato come un piro, come se fosse un piano di lottizzazione, per capirci, no, perché così è previsto dalla norma, per cui faremo il doppio passaggio. Quindi anche rispetto, come dire, alle preoccupazioni che giustamente di chi non ha potuto magari studiare per bene il progetto, questo qua lo lasceremo poi pubblicato con la procedura dei piani di lottizzazione, per cui faremo ci saranno un ritorno in Consiglio Comunale, e quindi se ci sono delle osservazioni, delle valutazioni, potranno essere oggetto di valutazione dal Consiglio Comunale. Certo, sicuramente. Poi naturalmente, se volete, posso aprire tutte le tavole che sono state presentate. Naturalmente, essendo un piano configurato con un piano di lottizzazione, c'è anche una convenzione dove sono anche degli obblighi che dovranno avere, diciamo, i proponenti anche nei confronti dell'amministrazione comunale. Quindi le regole delle convenzioni che vanno fatte, ma poi saranno all'attenzione. Adesso dovrei leggere lo schema di convenzione che è stato fatto. Si preoccuperanno di fare tutte le urbanizzazioni a loro carico, cioè è un piano. Sì. Forse è rimasta nel CD, questi sono gli elaborati grafici che avevamo. Credo. No, sta nel CD, perché questi qua sono gli elaborati che io avevo, sta qua dentro, questo è il CD che tra l'altro poi caricheremo sul portale. Questi erano gli elaborati che avevamo, su cui abbiamo fatto l'istruttoria e sono stati integrati. No? Non ho fatto niente, devo. Vai, non si vede bene. Sì. Allora, ma l'area di cui stiamo parlando noi è un'area comunale e parliamo soltanto. È privata l'area? È di proprietà di chi vuol fare il lavoro? È già proprietà. Stiamo parlando soltanto della parte sportiva, cioè quello che noi chiamiamo il campo di Don Leonardo, nella parte inferiore e superiore. Che a quale superficie corrisponde tutta la zona che vogliono riqualificare? Quanta è la superficie? Sì, ma quante sono? Perché come fa parte del PIRU, piano integrato di gestione urbana? Il PIRU dovrebbe essere elaborato tutto insieme. Penso che il PIRU di quella zona, non so come si chiama, non mi ricordo adesso, PIRU via Roma, se non sbaglio, debba essere elaborato tutto insieme per poter poi fare un piano unico e non frammentato, almeno così mi sembra che i piani di rigenerazione vadano progettati nella loro interezza, così è quello che ho letto nelle norme tecniche di attuazione, o sbaglio? Riguardo il PIRU, può essere riferito al singolo progetto, a una singola area. Non stiamo parlando degli altri contesti lì hanno bisogno
si fa riferimento a tutto il contesto e teoricamente, che l'abbiamo già fatto per alcune aree, c'è la proposta del privato, dei privati, di suddividere in subcomparti, no? E questo tipo di interventi li abbiamo già approvati in Consiglio Comunale. I PIRU possono essere anche smembrati, non è che tutta la zona deve... In istruttoria, che abbiamo già visto in ufficio di piano. Che la zona venga elaborata, è preferibile che venga fatta, ma non c'è un vincolo, non c'è un obbligo. Che riqualifica quell'area. Ho capito. Grazie Presidente, mi volevo ricollegare a quest'ultimo aspetto. Effettivamente, quando tolgo la mascherina, quando Agostino dice che le autorizzazioni devono avvenire, mi sembra in blocco, sarebbe un controsenso, perché qui c'è la proposta di un privato che vuole valorizzare un'area e quindi se fossero tutte collegate per l'intera zona ovviamente si determinerebbe un documento per il privato che in realtà ha voglia di realizzare. Questo quindi mi ricollego a quello che diceva Agostino. Volevo fare una domanda all'architetto. Mi sembra di aver capito che necessariamente bisognerà ritornare in consiglio. Questo è un PIRU, quindi si configura come se fosse un piano urbanistico esecutivo. Quindi deve seguire la procedura del piano. Finalmente mi è tutto abbastanza chiaro, tra l'altro è un'area privata e io invece sarei favorevole al che ci fossero tantissimi privati che ci propongano ogni giorno progetti di riqualificazione, di abbellimento della nostra Castellaneta, quindi io anche in anticipazione di dichiarazione di voto sono favorevole. Però nello specifico, quindi per me ci sono insomma tutti gli elementi per poter valutare già oggi e per dare il mio voto favorevole. Però se questo non convincesse la massima assise tutte, insomma, visto che dobbiamo ritornare in consiglio, potremmo diciamo riaggiornarci in commissione eventualmente tra un consiglio e l'altro. Grazie consigliere Terusi, mi chiede la parola il consigliere Occhira. Sì, grazie Presidente. Ma vorrei chiedere all'architetto Caforio, entro quanto tempo poi si deve tornare in consiglio comunale? Tempo dell'approvazione, giro di un mese riusciamo a... Si sente? Sì. Non c'è un termine oltre un mese, cioè in un mese riusciamo a chiudere tutto. Quindi passerebbe un mese abbondante, insomma. Quindi possiamo anche, a prescindere dalla Commissione, magari rivederlo insieme, magari facendocelo illustrare dalla cooperativa che sta gestendo questo bene della Chiesa, che tra l'altro riguarda una zona già tipizzata e che ovviamente è oggetto di PIRU e quindi di riqualificazione del nostro territorio. Io tra l'altro credo che l'iniziativa di questa cooperativa ben si sposi con una grande fame di sport che c'è qui a Castellaneta e che costituisce un vanto per il nostro territorio. Da altre parti ci invidiano, e questo non è un merito di questa amministrazione, ma è un merito della nostra Castellaneta, perché poi quando si parla male di Gugliotti, di De Torre, della Tucci, di Walter Rocchia, non si capisce che si fa del male a Castellaneta, non si fa del male ai singoli consiglieri o al sindaco, quindi bisogna in un certo senso essere più campanilisti e pensare che in alcune occasioni bisognerebbe viaggiare e remare in un'unica direzione. Credo che questa iniziativa sia, bisogna fare un plauso a questi ragazzi, a questa cooperativa e credo che, come dicevo prima, questa iniziativa ben si sposi con questa istanza che ci perviene dalle tante associazioni e che vede Castellaneta insomma balzare nelle prime posizioni per quanto riguarda la presenza delle discipline sportive. Credo che il sindaco debba in un certo senso
come dire, far presente a questa assise di un evento che sarà prossimo, anzi sarà prossimo ad essere realizzato nelle prossime ore. Se mi permette, Sindaco, io mi sono forse perso una parte del consiglio, non so se hai anticipato tutto, se non l'hai fatto io mi taccio e quindi... Presidente, consente. Allora, io anziché farlo in apertura, perché siamo arrivati tardi, l'architetto Cafoglio deve andare via, ho da fare due comunicazioni di servizio. Una sicuramente positiva e credo sia d'orgoglio per tutta Castellaneta, una seconda riguarda una scuola ed è abbastanza importante, credo che meriti di essere portata all'attenzione di tutti, anche perché io, se non in settimana, la settimana prossima chiederò di essere ricevuto non solo dal dirigente scolastico, ma chiederò la convocazione di degli organi di istituto, voglio dire, per andare lì sul posto e parlare. Quindi questa, queste due comunicazioni le vorrei dare alla fine del consiglio, se possibile. Io volevo sapere se il consigliere Bellis propone ancora la pregiudiziale o dopo le informazioni. Io mi ricordavo di aver letto qualcosa e quindi vorrei che l'architetto Cafoglio mi confortasse in questo. All'articolo 36.2/S CUFRI, contesto urbano della regionazione e o della rifunzionalizzazione, al punto 6 dice: in questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono essere estesi all'intero contesto, così come specificato nel tavolo del PUG, e si applicano i seguenti indici e parametri: superficie di comparto, quindi lo 0,40%. Questa cosa qui non è più valida, cioè all'intero comparto? Se noi stralciamo una parte, è chiaro che poi viene meno tutto quello che sono le norme tecniche di attuazione, a mio parere. Quindi penso che si debba ragionare in questa direzione. Se la cosa invece non riguarda i PIRU, così come è scritto nelle norme tecniche di attuazione, allora magari la vediamo in un'altra maniera. Però se io stralcio una parte, ripeto, che va in una direzione diversa, penso che perda tutta la sua connotazione l'intero comparto. O sbaglio? Allora, questo è un intervento che riguarda un'area già caratterizzata e di fatto non stiamo utilizzando alcuni dei parametri previsti dal PIRU dello 0,40, perché è tutto conforme sia al piano ma conforme a quanto era già previsto. Teoricamente questo poteva andare con un'approvazione normale, però siccome l'abbiamo valutato, siamo stati in ufficio di piano più volte, l'abbiamo fatto aggiornare e poi è stato valutato, per cui non rientra a parer mio in quella casistica, e anche perché fa riferimento a un isolato già predefinito. Allora, come ha detto l'architetto e abbiamo ascoltato tutti, il provvedimento è tipizzato, poteva anche andare in ufficio e noi, come qualsiasi privato in un'area tipizzata, chiede il permesso di costruire e fa le opere che deve fare. Stando qui, noi stiamo discutendo, e la prova è un eccesso di democrazia, ma stiamo parlando di strutture sportive per i ragazzi, cioè dobbiamo accelerare, perché quando perdiamo tempo ci tirano le orecchie, quando facciamo le varianti sulla tensostruttura ci tirano le orecchie, sono diventate come quelle di Dumbo a furia di tirare le orecchie, adesso che vogliamo fare presto voi ci volete frenare. Dai, cerchiamo di dare una risposta, va bene? Quindi Agostino, per la precisione. Scusate, ma il consigliere Rocchia non aveva terminato la... No, veramente no, però va bene lo stesso. Vuole terminare? No, volevo terminare
prendendo spunto dalle dichiarazioni di Perrone, per le quali, secondo le quali sarebbe un eccesso di zelo andare un'altra volta in commissione e per, non dico perdere tempo, però siamo, credo che debba passare ancora un mese per quanto riguarda la pubblicazione, quindi andremmo, credo, ad appesantire un qualcosa che forse già in questo momento è appesantita per il fatto che, come diceva il consigliere Perrone, forse per eccesso di democrazia, eccesso di zelo, siamo qui a parlare di un qualcosa che è giusto che parta subito, anzi immediatamente, anzi ora. Grazie. Grazie consigliere Rocchina. Allora, consigliere De Bellis, lei propone ancora la pregiudiziale? Un attimo. Prego. Posso anche ritirare la pregiudiziale, chiaramente mi asterrò da prendere qualsiasi decisione su questo progetto. Per cui la stai ritirando? Possiamo passare alla votazione del punto. Non credo ci siano più interventi sul punto. Prego. È dichiarazione di voto? Ok. Io mi asterrò, però mi dispiace che si stia cercando di far passare il messaggio che io, piuttosto che Agostino, l'opposizione in questo caso specifico, vogliano rallentare lo sviluppo dello sport castellanetano. No, stiamo solo chiedendo di capire, semplicemente, punto. Diciamo in dichiarazione. Un attimo, conclude il sindaco con la dichiarazione di voto? Sì, proviamo. Grazie. Allora, io ritengo che questo sia un progetto rispetto al quale, secondo me, abbiamo anche parlato troppo. Ora, c'è un'esigenza legittima dell'opposizione, dice non ci siamo studiati le carte, benissimo, ci siamo confrontati anche sulle 24 ore avanti o dietro, ma abbiamo avuto la spiegazione in consiglio comunale, davanti alle telecamere, come l'hanno spiegata a noi, l'hanno spiegato agli altri, va bene? Si tratta di riqualificare quella zona che è già tipizzata, è di proprietà privata, i soldi li mettono loro, non li mettiamo noi comune, quindi ritengo che sia una cosa da approvare. Allora, detto questo, e non ci sono belli e brutti, io penso che facciamo tutti quanti una bella figura se questo punto viene approvato all'unanimità, perché noi siamo dinanzi a un bivio, ripeto, ma senza retropensieri, chi lo vuole, chi non lo vuole, io mi immagino che tutti vogliamo riqualificare quell'area. Stiamo davanti al bivio di approvarlo fa un mese o approvarlo oggi pomeriggio? La scelta è sostanzialmente quella, perché se qualcuno qua pensa di potersi opporre a una proposta del genere, secondo me è un folle, tant'è vero che voi stessi vi state astenendo, quindi in cuor vostro vi rendete conto che è una bella cosa, non è una brutta cosa, ve l'hanno spiegata, approviamola all'unanimità ora, perché adottiamola all'unanimità ora, perché ribadisco, l'alternativa è adottarla all'unanimità fra un mese. Tanto vale che l'adottiamo oggi. Cioè, sì, dico, non mi spiego. Ma facciamo una bella. Cioè, voglio dire, vedi, io poi chiudo perché effettivamente mi dilungo. Allora, ci sono dei punti. Prima lui era per le seconde case, noi vogliamo dare priorità a Castella Marina alle aperture tutto l'anno, no? È legittimo, perché ognuno è portatore di interessi nel senso nobile del termine, attenzione. Perché si confrontano più interessi in campo, poi alla fine prevale uno, prevale l'altro, si fa un ordine di priorità. E quindi ci sta, io non è che ho detto no, vota per forza, cioè ognuno. Ma su questi due punti, così introduciamo l'ultimo e ce ne andiamo, su questi due punti, realizzare a spese di un privato, su suolo privato, degli impianti sportivi, dove è quasi per metà oggi è abbandonato, no? E l'altro punto e chiudiamo. La rotatoria su una strada pericolosissima dove muoiono persone, secondo me dobbiamo battere le mani a noi, non a me, a noi, approvarle all'unanimità e andarcene, cioè di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo discutere di adottarlo fra un mese. Io mi sarei aspettato, e veramente chiudo perché non voglio fare neanche il comizio, che in 3 secondi, come dite, votassimo all'unanimità e gli ulteriori passaggi. Tutti quanti dobbiamo dare atto di indirizzo agli uffici per accelerarci, cioè forse non mi spiego. Io mi immaginavo questo tipo di approccio, di impostazione, cioè su opere pubbliche, su opere servizio, non c'è volumetria, non c'è una speculazione edilizia, non c'è niente, non c'è spesa per l'ente,
Cioè, ma di che cosa dobbiamo parlare? Cioè, astenersi, io penso che stiamo facendo una cattiva figura a tutti, perché poi siamo in democrazia, ognuno vota, vota come vuole. Ma per questi due punti, io mi sarei aspettato, diamolo per letto, cioè, veramente, vabbè, niente. Di Don Leonardo. Il campo di Don Leonardo, che è caro a tutti, abbiamo giocato tutti, io ho fatto educazione fisica, partite di calcio, le uniche che ho fatto le ho fatte là. Volevo sapere, nel progetto c'è un riferimento, c'è un qualcosa che richiama Don Leonardo, che è la cosa, secondo me, alla quale ci tengo più di tutte. Possiamo, senza invadere, bravo, allora, senza invadere, ovviamente, è un'iniziativa privata, saranno delle strutture private, noi fino a un certo punto possiamo incidere, però poi c'è pure il segretario generale, c'è il vice segretario, non so se possiamo noi in un atto di consiglio dare l'indirizzo al privato, vogliamo che si metta il nome, però io, se siamo tutti d'accordo, anche qui mi immagino all'unanimità, cioè veramente voglio sperare, no? Hai fatto bene. Io ne parlo con i proponenti, e sicuramente l'intitolazione, cioè, non deve cambiare, quella che nel comune sentire è sempre stato il campo di Don Leonardo, perché da quando sono nato io quello è il campo di Don Leonardo, e quindi si risale a decenni e decenni fa. Mi immagino che resti quello, uno, la denominazione, poi si può mettere anche, come dicevi tu giustamente, un busto, ma vabbè, poi Ne parliamo con i proponenti, se voi mi date questo indirizzo mi fa più piacere, perché non è un'iniziativa mia o di Vito Perrone, ma è opportuno che sia anche lì data all'unanimità da tutto il Consiglio. Io riporterò ai proponenti, come legale rappresentante dell'ente, come sindaco, dirò che il Consiglio gradirebbe che ci fosse nel nome, ma anche in qualcosa di fisico, di visivo, il riferimento a Don Leonardo. Così veramente ne usciamo bene tutti. Ok, grazie. Possiamo passare alla votazione del punto. Allora, votiamo. Sì. Allora, votiamo per l'approvazione del progetto di un centro sportivo in un'area di rigenerazione urbana. Prenotiamo la votazione. L'ocolomino giallo. Favorevoli 2, contrari 3, astenuti 4. Prego. Allora, per alzata di mano, favorevoli 12, contrari, nessuno, astenuti, 2, D'Ambrosio e De Bellis. Possiamo andare al punto, l'ultimo punto, il numero 6? Trovami il punto, aspetta. Allora, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione progetto relativo ai lavori di adeguamento funzionale strada provinciale 13. La parola al sindaco. Sì. Allora, come ben sapete, la strada che da Castaneda porta a Castaneda Marina, la SP13, è stata dalla provincia negli anni scorsi in parte ammodernata, ma in un paio di occasioni che risalgono del tempo è stata realizzata una prima rotatoria più vicino a Castaneda Marina, e poi è stato allargato un tratto, quello delle ferre, dove purtroppo tante persone sono morte, anche nostri concittadini. Ma sicuramente non è una strada sicura, sicuramente necessita di ulteriori interventi anche radicali. Uno di questi sostanzialmente è in corso. In corso non significa che sono iniziati i lavori, è in corso significa che è stato pubblicato il bando. È stato pubblicato il bando per la realizzazione di una altra rotatoria. Per capirci, fra quella esistente e l'altro incrocio, quello SP1310 se non sbaglio, lì viene realizzata una seconda rotatoria, e quindi rispetto a questo c'è la necessità che il Consiglio Comunale, siccome c'è il progetto della provincia, no? Che prevede che in quell'area si realizzi una rotatoria con l'area a servizio della rotatoria, non so se sto dicendo qualcosa di tecnicamente improprio,
è necessaria una variante urbanistica. Siccome il Consiglio Comunale ha competenza sulle varianti urbanistiche, noi oggi stiamo esaminando questo punto. Quello che e se volete c'è l'architetto Caforio, anche lì vorrei che ci facesse vedere il progetto, massima trasparenza, lo vediamo direttamente in Consiglio Comunale. Finisco solo l'introduzione, poi se volete parlare ne parliamo. Questo è un tassello importante in un percorso che è più ampio, che prevede la messa in sicurezza di tutto quel tratto, perché l'opera più ambiziosa, mi auguro che, come dire, sotto la mia gestione da Presidente della Provincia e da consigliere, il nostro consigliere Rocchi, possiamo far partire anche l'allargamento dei tre ponticelli, che quindi si tratterebbe poi di ampliare il tratto fra la rotatoria esistente e quella che mi auguro possa partire dopo questa approvazione in Consiglio Comunale. Rimane quella strettoia, una mulattiera, dove oggi si incrociano tir che portano merce e quant'altro, migliaia di macchine durante l'estate, i pullman. Quindi mi auguro che quanto prima si riesca, e sarebbe penso veramente un passo avanti notevole per tutto il territorio, si riesca a realizzare quell'allargamento. Quindi oggi stiamo approvando una variante urbanistica per la realizzazione della rotatoria, ma fra poco ci rivedremo qui per allargare, sì, ma c'è il rotatorio di allargamento, però l'allargamento non è partita l'opera. Va bene, allora noi, però dobbiamo fare il secondo passaggio. Allora, noi oggi il progetto unitario sta qua, noi lo approviamo, ultima cosa, i due ponticelli 15 e 16 gravemente danneggiati e parzialmente interrotti dal 2013 stanno per qui giù alla, sì, per andare alla terza dalla Gaudella, scendi dopo la Gaudella provinciale, no, 15 SP15 ed SP16 stanno per essere riparati, la 13 la rotatoria, allargamento dei ponticelli 15 e 16 e, piccolo dettaglio, poi meglio di me lo sta seguendo il consigliere Rochira, anche sulla 12 e sulla 14 abbiamo da dire la nostra, perché abbiamo intercettato un importante finanziamento per lo studio della viabilità esistente, ma anche, se possibile, di una viabilità alternativa alla 12 e alla 14, però lì siamo ancora al finanziamento della progettazione, non so se mi spiego. Qui la progettazione è ultimata, stiamo andando in gara, variante urbanistica gara, là invece siamo ancora alla fase della progettazione. Quindi sulle opere stiamo, rotatoria della 13, allargamento della 13, sistemazione dei 15 e 16, strade provinciali parlo, allargamento e sistemazione anche alternativa di 12 e 14 la stiamo studiando, con il finanziamento che abbiamo ottenuto come provincia. Ci sono interventi? Prego, consigliere De Bellis, prenotatevi se volete fare un intervento. C'è prima D'Ambrosio. Si è prenotato prima il consigliere D'Ambrosio. Prego, consigliere D'Ambrosio. Vabbè, uguale. Ovviamente da cittadino castellanetano non posso che essere felice, in particolare su questo progetto di riammodernare totalmente la provinciale 13, in cui, come ha detto il nostro sindaco, purtroppo abbiamo avuto fin troppe vittime fino ad ora. Felicità ovviamente anche per i due ponticelli della SP16, anche perché a me piace molto andare in giro per le strade rurali, conosco bene la situazione, come conosco gli agricoltori di quelle zone. L'unico neo è questo. Sì, sono felice che si stia tornando a studiare qualcosa di alternativo riguardo il ponte della provinciale 12, però diciamo si aggiungerà questo studio ai 20 milioni di euro che dal 2002 sono stati già spesi su quella strada e per quella strada, aggiungiamo questo ennesimo studio che speriamo tutti vivamente ci porterà alla risoluzione finalmente del problema. Se consigliere D'Ambrosio, prego consigliere De Bellis.
No, volevo vedere un po' il progetto più completo, quello della rotatoria, perché la rotatoria da sola può avere un valore, ma è molto relativo rispetto al resto. Questa è la rotatoria. Qual è la rotatoria? Qual è quella esistente? A destra? Qua è quella esistente. Ma la strada, cioè, lei aveva parlato solo dei ponticelli. I ponticelli allargati verrà anche sistemata tutta la strada. Quella verrebbe tutta rimessa. Tutta la strada. Ah, non solo i ponticelli. Ah. Verrebbe rifatta proprio la strada. Johnny, seguimi, Johnny. Quando fu realizzata, l'allora consigliere comunale, al quale sono sempre stato molto legato, Giustino Massafra, siccome la ditta che subappaltatrice che realizzò quell'opera mise il suo nome nel cemento, c'era scritto Giotto. Allora in consiglio comunale stava seduto al posto di Vito Perrone lì e disse: signor sindaco, io ero presente del consiglio, stava Alessandro, dice: devo fare i complimenti a tutti, però era la provincia, noi non c'entravamo, perché dopo tanti anni, aveva 60 anni all'epoca, disse: dopo tanti anni ho visto una rotatoria griffata nella mia vita e c'era in grande la scritta, quindi vabbè, questa è la famosa. Noi cosa stiamo prevedendo? L'allargamento di tutto questo tratto con questa rotatoria. Questa è la rotatoria che stiamo realizzando. Quindi, perché con l'allargamento sempre la rotatoria, perché diventa troppo pericoloso. Questa qua è appaltata, cioè nel senso è in corso, cioè il bando è stato pubblicato già. Aspettano il comune di Castellaneta per la variante urbanistica, dopodiché tutta questa sarà tutta ampliata. Verso destra guardando. Consigliere Perrone vuole fare un intervento? Senti, perché non si sente? Io credo che sia al centro. No, sì. Qui praticamente c'erano tutta una serie di. Tutti. Ragazzi, mettiamoci d'accordo. Io sono rimasto fermo. Mi ritiro da una parte, mi ritiro da una parte. Siamo tutti democristiani. Allora. Qui ci sono una serie di sottoservizi, per come me l'hanno spiegato i tecnici, una serie di sottoservizi e la soluzione tecnica che loro preferivano è sostanzialmente questa. Quindi viene la rotatoria qui con tutto l'allargamento di tutto il tratto. Penso sia una cosa bella per il territorio. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Perrone. Prego. Grazie. No, si è prenotato il consigliere Perrone. Grazie Presidente. E questa sera sono orgoglioso e felice per questo provvedimento, perché la gioia immensa è che c'è il bando. Le altre volte c'erano le varianti. Il bando significa avere l'opera, quindi la rotatoria, che ha visto anche quest'anno qualche incidente, dei ragazzi sono andati a finire nei tendoni di Donato Iacobellis. Insomma, è un ulteriore tassello, un mosaico al quale ci vorranno anni per completarlo, però già fare i tre ponticelli, che sono estremamente stretti, perché quella arteria vede migliaia di persone, castellanitani, baresi e non solo, attraversarla. Gli ultimi tedeschi che sono stati a casa mia si sono spaventati, pensavano di stare in Africa. E poi c'è anche l'altra rotatoria che è stata illuminata, mi dispiace che sono stati tolti i pannelli fotovoltaici, però adesso siamo sicuri di averla sempre luminosa. Interventi. Sì, ci sono
ci sono 8 pali LED alti che illuminano a giorno e quindi un'ottima cosa. I tre ponticelli, niente, favorevole, una bella notizia per il comparto, per i pullman del CTP, per gli scuolabus, per gli operatori agricoli, per gli operatori turistici che frequentano Castelletta Marina, nonché per tutti i cittadini. Ovviamente favorevole al provvedimento, grazie. Ci sono altri interventi? Walter Ro. Prego, consigliere D'Ambrosio. Come dichiarazione di voto, vabbè, innanzitutto preannuncio che voterò favorevolmente ovviamente a questa variazione. Volevo un attimo l'attenzione del sindaco, se è possibile. Sindaco, io sono davvero sinceramente felice per questi piccoli passi che si stanno facendo pian piano in questi anni sulla SP13, perché chi la fa quella strada sa quanto è pericolosa. Sono tanti anni che quella strada, come abbiamo detto prima, ha fatto. Quello che le volevo dire, se è possibile, se volevo sapere se si sta muovendo qualcosa, che oltre ai vari allargamenti, rotatorie che condivido, tutta la strada, tutta la SP13, dall'incrocio Gaudella per intenderci fino a Castelletta Marina è molto buia, tranne alcuni posti, per esempio nei pressi delle rotatorie è stato fatto qualcosa, però il buio continua ad essere un grave problema su quella strada e comunque a mettere in pericolo i viaggiatori, i pendolari che fanno quella strada, i turisti, i castellanetani, migliaia di persone che fanno quella strada. Quindi le volevo chiedere se si potesse muovere e se potesse smuovere qualcosa anche rispetto a questa problematica che, ripeto, può sembrare meno importante, ma a mio parere non lo è. Grazie. Grazie consigliere D'Ambrosio. Mi ha chiesto la parola il consigliere Rocchi Ravalter. Prego. Sì, grazie Presidente. Non volevo togliere la soddisfazione al Sindaco di dare questa notizia, mi fa piacere, io veramente sono orgoglioso quando vedo le cose che vanno avanti, ma credo che lo siano tutti, giustamente anche il consigliere D'Ambrosio faceva proprio riferimento al fatto che sarebbe bello condividerle insieme queste cose e magari anche trarre spunto da alcuni interventi in consiglio per poter dare anche un qualcosa in più, perché ti aggiungo che accanto alla tua osservazione giusta e puntuale, che sicuramente faremo tesoro, notavamo l'altra volta io e il Presidente che c'era un qualcosa che non andava. Beh, quel qualcosa era una sfumatura, non di poco conto, che era la linea di mezzeria della strada provinciale. Quindi ci siamo attivati subito ed era un qualcosa che mancava, ma percorrendo la strada, oltre alla rotatoria che si era illuminata, percepivamo qualcosa che non andava. Quindi accanto a questa anomalia prendiamo spunto dal tuo intervento per poter aggiungere un qualcosa che sicuramente darà maggior sicurezza a tutto il tratto. Io poi vedevo anche l'espressione dell'assessore Angelillo, bellissima, l'altra volta per l'estate di Castelletta Marina. È un qualcosa che ci fa felici, ma credo che faccia felici tutti i cittadini di Castellaneta. Quindi, tra l'altro, qualcuno ci ha dato tanto stimolo, perché è giusto che di stimoli noi viviamo, quindi è giusto che quando qualcuno ci dà qualche stimolo, noi cogliamo lo stimolo e poi lo traduciamo in qualcosa di concreto, trattasi di strada o trattasi di un'opera pubblica, qualsiasi opera pubblica. Ora 23.13 credo che siano dei fatti acclarati di cui ne ha contezza tutta la nostra cittadinanza, ma volevo aggiungere anche per quanto riguarda 12 della 14 che è stato oggetto più volte di interesse da parte del tavolo verde, ma ben ha fatto il tavolo verde. Io quando vedo Rubino, quando vedevo il senatore Rubino attivarsi per queste onorevole Rubino anche il senatore l'ho detto, perché no, sono tavolo verde, senatore Rubino, ma quando vedevo delle istituzioni muoversi per queste due arterie capivo l'importanza di queste due arterie e credo che candidare la progettazione di queste due arterie al Ministero per quanto riguarda il finanziamento sia un grande passo in avanti.
Ora veniamo alla rotatoria, tra l'altro Giovanni è stato bravissimo, tra l'altro Aldo Caforio a spiegare diciamo, le origini di questa rotatoria, che ha visto un posizionamento in avanti per quanto riguarda l'origine di questa, è stata traslata la posizione di questa rotatoria, che prevederà anche tra l'altro l'allargamento di quel tratto stretto che è denominato dei Tre Ponticelli. Io poi vorrei anche aggiungere un'altra cosa, Sindaco, ti faccio come la questione del Bel, che ti richiamo l'attenzione. Volevo anche aggiungere, per quanto riguarda il tratto, perché è giusto sempre ricordare le origini, che la 15 e la 16 erano state bocciate, tra l'altro perché si trattava di ripristino strutturale di queste due strade, dei ponti scoscesi, di due ponti che riguardavano la 15 e la 16, che erano stati bocciati dall'autorità di bacino. Bene hanno fatto i nostri tecnici, a cui va un plauso, per aver rimodulato il tutto e per aver ottenuto la pronuncia favorevole della DB, dell'autorità di bacino. E a questo aggiungo che sicuramente dopo il ripristino dei Ponticelli, io credo, Presidente, che si possa, come dire, con i ribassi di gara, con le economie, procedere a un eventuale ripristino del manto stradale. Fermo restando un'osservazione molto importante che faceva l'assessore Angelillo per quanto riguarda le strade urbane. 15 e 16, perché sicuramente avremo delle economie se ci fosse la possibilità di ovviamente di investire queste economie di gara sul rifacimento del ripristino del trasporto. Bene ha fatto l'assessore Angelillo a come dire, nel film, da ricordare che finalmente si sta procedendo anche a una sorta di regolamentazione per quanto riguarda la tipologia degli interventi da compiere, ossia sbancamento, rimodulazione di quello che è proprio il tratto stradale, che merita più che una scarifica, merita uno sbancamento onde evitare quello che succede a Castellamarina, perché quando piove l'acqua si concentra tutto sul centro e quindi non defluisce. Quindi a questo punto credo che tra l'altro ricordiamo che oltre alla 15 e la 16 è un discorso provinciale, debba essere ricordato anche alla consigliera Giannico, vicepresidente del Consiglio, il fatto che abbiamo in itinere e abbiamo in essere un finanziamento che ci è stato concesso pochi mesi fa dal presidente Emiliano, che riguarda la riqualificazione delle piazze antistante la chiesetta, ossia quello della Godella, perché in questo caso, in questo momento urge avere una richiesta di pareri che vanno a interessare quella zona e quindi quel tratto riqualificato. Grazie. Grazie consigliere, se mi chiede la parola il sindaco. Prego. No, era solo per dire che io non avevo dimenticato l'intervento finanziato dalla Regione, seguito dai due consiglieri Rocchi e Giannico, solo che mi stavo limitando a discutere di quelle che sono le progettualità provinciali in agro di Castellaneta. Certo, se poi vogliamo parlare dei lavori in corso e quelli già finanziati per parte comunale, allora possiamo parlare delle strade di Castellaneta Marina, per dirne una, e oserei dire forse più importanti delle strade di Castellaneta Marina, e poi non volevo aprire oggi il dibattito, e più volte sollecitato soprattutto dall'opposizione, anche la strada comunale 65, quella dietro la discarica, perché... Sì, no, ma io tutte le volte che mi interroghi ti rispondo e ti dico, sto aspettando, abbiamo trovato i soldi dalla Regione, già da qualche tempo, abbiamo presentato il progetto, la via si è espressa, ti parlo di due mesi fa, dopo l'espressione del parere da parte del Comitato Via della Regione, tutto questo ovviamente, lo dico a Daniele, sarà oggetto di una conferenza stampa ad hoc, perché qui bisogna capire la tempistica e l'eventuale allungamento dei tempi, a cosa è dovuto? Cioè noi a Castellamarina perché stiamo asfaltando a settembre come da impegni presi le strade? Perché abbiamo perso un anno dietro i pareri, abbiamo perso sei mesi per fare la gara perché la commissione non si poteva riunire per il Covid, siamo arrivati a giugno che dovevamo appaltare. È ovvio che luglio e agosto non conveniva fare i lavori a Castellamarina. Abbiamo deciso di partire a settembre.
La strada della discarica, non è che qualcuno qui della maggioranza dice io ho fatto l'interrogazione, hai fatto giustamente il tuo dovere di opposizione, interroga il sindaco, ci mancherebbe, io presiedo l'esecutivo, ma non è che il sindaco, il vice sindaco, gli altri assessori non capiscono che è una strada strategica, che è di collegamento non tanto per la marina, quello è un fatto relativo, è di collegamento per i mezzi agricoli, per tutto l'agro, per la Gaudella, per tutta quella zona. Quella è assolutamente strategica, quella viabilità. Però capirete bene che non è una cosa che si risolve con 500 o 600 mila euro, come erano le nostre previsioni. Ci vogliono più soldi. Siamo riusciti ad averlo, ha avuto il finanziamento, ci siamo impelagati nei pareri. Ottenuti i pareri, stanno finendo l'esecutivo, noi fra poco appaltiamo. Quindi avremo l'allargamento dei ponticelli, di tutto quello che abbiamo detto per strada provinciale, avremo e abbiamo già in corso i lavori a Castella Marina e fra poco partiranno i lavori anche nella strada dietro la discarica, la 65, per andare a Castella Marina, secondo lotto della strada, cioè, voglio dire, tutto quello che ci siamo prefissati, lo dico, non sono in campagna elettorale, aspetta, bene abbiamo fatto a fare video e quant'altro dopo la campagna elettorale, se no avrebbero detto per fini, è stato già detto. Benissimo, noi abbiamo fatto il video sulle strade di Castellamarina, l'abbiamo fatto l'altro giorno, si era votato. Tutte le cose che ci stiamo dicendo, i progetti in consiglio, li stiamo facendo vedere oggi, visto che già si è votato. Quindi noi problemi di secondi fini elettorali non ne abbiamo e gli impegni presi, seppur con qualche ritardo, che spiegheremo e motiveremo. E motiveremo, seppur con qualche ritardo, gli impegni presi. Siamo convinti di riuscire a onorarli tutti quanti in tempo utile per la chiusura della legislatura. Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto, possiamo andare avanti? Passiamo alla votazione perché non sto capendo più niente. Okay. Allora, passiamo alla votazione dell'ultimo punto. Approvazione progetto relativo ai lavori di adeguamento funzionale strada provinciale 13. Allora, prenotatevi con l'omino giallo, votate 2 favorevoli, 3 contrario, 4 astenuti. Per alzata di mano, i favorevoli all'unanimità. A tutti e due i casi è all'unanimità. Votiamo adesso per l'immediata esecutività, sempre la prenotazione, l'omino giallo, favorevole 2. Contrario 3, astenuto 4, per alzata di mano, all'unanimità anche questo. Benissimo, punto approvato. Deve fare due comunicazioni il sindaco e chiudiamo. Prego sindaco, un attimo. Prego. Entrambe importanti ritengo per il paese. Tenso struttura. È prevista per domani l'inaugurazione della tensostruttura. L'inaugurazione che non potrà essere, come dire, organizzata, non abbiamo potuto organizzare in pompa magna come avremmo voluto, perché c'è da rispettare tutta la normativa sul Covid, e l'abbiamo impostata in questo modo. Abbiamo l'onore di avere due persone vicine a Castellaneta, uno è il nostro vescovo che ha garantito la sua presenza e che ovviamente dobbiamo ringraziare perché ha tutta la diocesi sulle spalle, e l'altro è il presidente della FGC, che è il nostro concittadino Gabriele Gravina, che ci ha anche lui garantito la sua presenza. Quindi domani pomeriggio alle 5 siete tutti invitati, ovviamente tutto il Consiglio Comunale è invitato, non è che c'è distinzione rispetto a un evento di questi, tutto il Consiglio Comunale è invitato alle 5 giù alla tensostruttura, alla presenza delle associazioni sportive, alla presenza di tutte le realtà che, come ha detto Walter, Castellaneta è viva in quanto ad associazionismo e soprattutto nel settore sportivo. Quindi tutti quanti insieme faremo questa bella festa senza, ripeto, esagerare in organizzazione di cose strane, ma molto molto tranquilla, un taglio del nastro con il vescovo, con il presidente Gravina che, chiudo, ci onorerà della sua presenza
un'ora e mezza prima, due ore prima, quindi tre e mezza, tre e un quarto, in consiglio comunale. Perché, visto che è la prima volta che viene in un'occasione ufficiale, è venuto qualche volta negli ultimi anni, da quando è presidente della FIGC, è venuto ovviamente a far visita alla sua famiglia, ma mai in occasioni ufficiali. Siccome c'è l'occasione ufficiale dell'inaugurazione del taglio del nastro, dell'inaugurazione della tensostruttura, ho chiesto a Gabriele di venire in questo consiglio, dove ci sarà maggioranza e opposizione, perché tutti quanti insieme pro quota rappresentiamo il Paese. Quindi domani pomeriggio, 3:15, vediamo i suoi tempi pure, ci dovremmo trovare, per chi vorrà esserci ovviamente, tutti quanti qui, e con il presidente Gravina firmeremo, o meglio lui firmerà, il libro d'onore di Castellaneta, quindi quel libro che facciamo firmare, non l'ho inventata io questa, diciamo, tradizione, questa prassi, ma il sindaco D'Alessandro, mio predecessore, nelle occasioni importanti, in occasioni di visite di personalità importanti, si fa sottoscrivere il libro d'onore della città di Castellaneta. Quindi con il presidente Gravina firmeremo questo libro, lasceremo, come dire, un pensiero che, come dire, resterà poi ai posteri, e tutti quanti ci sposteremo per questa piccola festa di inaugurazione della tensostruttura. Quindi questo vi volevo dire, ed è la prima comunicazione che volevo fare ai consiglieri di maggioranza e opposizione, ma indirettamente a tutta la cittadinanza. Secondo tema è scuola Parco Valentino. Su Parco Valentino io sono un po' di giorni che mi sto confrontando insieme al mio vice sindaco, che con me sta seguendo tutta la questione delle scuole, ma ovviamente per qualsiasi tipo di decisione da prendere mi assumo io tutta la responsabilità. Io vorrei incontrare il preside, ma anche il consiglio d'istituto, alla presenza dei tecnici che la stessa scuola aveva individuato nei mesi scorsi. Alla presenza dei tecnici vorrei fare un incontro per valutare quale scelta sia più opportuna per quella struttura. Siccome è di proprietà comunale, ovviamente la responsabilità è mia e, come in tutti i casi, ci metto la faccia, però vorrei che tutti quanti insieme decidessimo rispetto a un paio di opzioni praticabili. Quindi ne vorrei parlare con il preside, con i docenti che lì vivono in quella scuola più di tutti quanti noi, e confrontarci con loro, anche col consiglio d'istituto nel caso, perché insieme dobbiamo prendere delle decisioni. Quindi demando al mio vice sindaco di contattare il preside nei prossimi giorni, ma quanto prima. Io sono pronto, ho fatto le mie valutazioni e sono pronto a incontrare gli altri per arrivare ad una soluzione condivisa. Questo è quanto. Prego. Il Consiglio dà ampia fiducia per quanto riguarda l'investimento, immagino che sarà un investimento molto importante, e la discussione, se in maniera molto democratica, la possiamo anche aprire al Consiglio Comunale. Penso che sia una cosa che a non tutti è data la possibilità di... Immagino che in questo periodo peraltro sarà via chat, invece il Consiglio Comunale via streaming lo potranno seguire tutti quanti, e il preside qui anche a fianco a lì, non sarebbe male averlo. Grazie. Sì, perché i consigli d'istituto vengono realizzati in modalità remoto. Prego, prego. Io vorrei che ci fosse questo confronto fra l'amministrazione comunale e la scuola, e insieme si arrivasse a una, come dire, decisione condivisa. Quindi rispetto a questo, sulle modalità di organizzazione, visto che c'è, torno a dire, il vice sindaco che... in mia vice, perché io non sono sempre presente, si interfaccia con i due dirigenti scolastici, ma qui voglio dire, interessa solo un istituto comprensivo. Abbiamo il presidente del consiglio che è anche docente, quindi trovate la modalità di concerto con il dirigente scolastico che voi, che lui, che tutti insieme preferite. Io non ho difficoltà o necessità di avere i tecnici scelti non da me, voglio dire, al mio fianco.
con le carte e insieme ci confrontiamo sul da farsi. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, la seduta è sciolta. Buonasera.